Cominciamo con gli ingredienti: 250 g di farina di grano saraceno, 4 uova, 4 etti di radicchio, un po' di pinoli, 2 caprini, una patata lessa e la curcuma. Ho amalgamato quindi tutto insieme: la patata lessa schiacciata, la farina di grano saraceno 250 g, un cucchiaino di curcuma, un pochino di pepe, un pochino d'olio e 90 ml di acqua con un uovo. Io non ho messo il sale, se volete lo mettete, comunque poi copro l'impasto che deve essere abbastanza morbido e lo tengo 30 minuti in frigorifero. Dopo aver tostato i pinoli, ho aggiunto un pochino d'olio e il radicchio a pezzi piccolini. Adesso lascio 5-6 minuti a media temperatura. Fiamma sul fornello medio. A metà cottura abbasso la fiamma al minimo. Amalgamo poi i caprini con 3 uova rimaste e aggiungo un po' di pepe e sale. Intanto metto il mio kit forno a preriscaldare sul fornello medio. Il radicchio è pronto. Trascorsi 30 minuti nel frigorifero, stendo la mia pasta. Il bordo deve essere almeno 2 cm. L'ho stesa sulla carta forno in una teglia. Metto poi il composto misto con il radicchio, i pinoli e le uova con il caprino e prendo questo strumento per inserirlo nel kit forno. Inserita la teglia nel kit forno, lascerò a fiamma media 5 minuti, poi bassa per 40. Dopo 40 minuti controllo e lascio altri 10 minuti. Ed ecco pronta la mia torta di grano saraceno. Grano saraceno fatta sul fornello.